continuiamo nel percorso del silenzio dal quale abbiamo iniziato, e appunto per affrontare il silenzio dei nostri bambini ci addentriamo dentro quelli che sono gli specialisti. Non sempre purtroppo troviamo degli specialisti come abbiamo qua davanti oggi, e si arriva a oltrepassare il silenzio e si arriva ad ascoltare il bambino, e qua succedono ulteriori problemi. Parliamo di diritto, ma rimane una parola. E qua a fianco appunto vorrei far parlare proprio l'avvocato Francesco Miraglia, perché anche i genitori che si oppongono a determinate cure, perché si rendono conto, e oggettivamente sono genitori, hanno la potestà genitoriale, ma viene addirittura tolta. E dunque i diritti vengono a mancare anche nella veste del genitore, non solo del bambino. Purtroppo insomma anche i genitori devono informarsi e sapere cosa trovano poi, e soprattutto l'aiuto dell'avvocato è, purtroppo diventa importante anche nelle mediazioni familiari oggi. Sì, intanto ringrazio voi e ringrazio anche gli organizzatori per averci dato la possibilità di essere qui e di parlare di un problema così importante, così grave. Beh, effettivamente poi quando si arriva a vivere delle dinamiche così, sono veramente guai, non solo per il bambino, ma anche e soprattutto anche per i genitori, per tutta la famiglia. Io mi ero preparato un altro intervento, ma come al solito poi ho sempre l'argomento di riserva che mi sembra che sia più adatto, soprattutto dopo aver sentito gli interventi della professoressa e del vicepresidente. Io voglio raccontare un caso che in altri ambienti potremmo dire un caso realmente accaduto, questo caso che è finito addirittura in Parlamento e ha suscitato molto interesse all'opinione pubblica. È un caso che riguarda una bambina che oggi ha, una ragazzina che oggi ha 14 anni, ma all'epoca dei fatti aveva 7 anni, aveva problemi di relazione a scuola e la scuola consiglia ai genitori, preside di un altro istituto e maestra alle scuole, professoressa di arte a una scuola superiore, i genitori, di rivolgersi al neuropsichiatra infantile dell'ASL. Quale è la prima cosa che dice? Beh, signora, guardate, la vostra bambina è abbastanza grave. Abbiamo bisogno di un centro che vada oltre i nostri neuropsichiatri infantili. E senza fare nomi e cognomi, la spediscono alla Stella Maris di Pisa. Al che, dopo vari accertamenti, l'unica soluzione per questa bambina era il Risperdal, che è un antipsicotico. Ma i genitori, ignari completamente di che cosa potesse essere questo farmaco, firmano il consenso informato e acconsentano all'assunzione. Ma la bambina peggiorava, addirittura a scuola era diventata ancora più violenta, era agitata, era un caos. È venuta la fantastica idea alla direttrice della scuola di fare una segnalazione al servizio sociale, perché il problema a questo punto, visto anche il farmaco che assumeva la bambina, e quindi la colpa era sicuramente dei genitori che non riuscivano a vedere una relazione con la bambina e non riuscivano a percepire i bisogni della bambina. Potete immaginare facilmente che cosa è successo. Sospesa la potestà genitoriale, allontanata la bambina, collocata in una casa famiglia. I genitori si rivolgono a me come avvocato, mi spiegano questa cosa, soprattutto l'assunzione dei farmaci, soprattutto l'allontanamento. Io come prima cosa scrivo al neuropsichiatra infantile referente dell'ASL, in questo caso di Modena, e chiedo
gli effetti benefici di questo farmaco, gli effetti collaterali, le controindicazioni. Potrei dire tranquillamente che a distanza di 7 anni ancora sto aspettando la risposta. Ho detto che poi questa vicenda è finita in Parlamento. Io ne parlo con il mio amico Paolo Roat, che è un volontario del CCDU, e esponiamo la vicenda a un senatore della Repubblica, che è stato molto sensibile a questo tema, devo dire la verità, quale fa un'interpellanza al Senato parlamentare. È vero, non mi è arrivata la risposta, ma dopo un po' di, scusate il termine, di casino sui giornali, l'interpellanza, il farmaco viene immediatamente sospeso. Però i genitori hanno dovuto pagare un prezzo. Da 2 volte alla settimana che incontravano la bambina in ambiente protetto, lo incontravano 1 volta al mese, perché la bambina era peggiorata, e sicuramente era stata colpa della volontà dei genitori, attraverso l'avvocato, di sospendere il farmaco. Per fortuna c'è stato un CTU e il nostro consulente Paolo Cioni, che è uno psichiatra di Firenze, ha dimostrato, ha cercato di dimostrare, che se la bambina era peggiorata o la bambina viveva delle situazioni di disagio, non era né colpa dei genitori e né soprattutto il fatto che aveva dismesso il farmaco. Il problema era diverso. Raccontando questa storia perché effettivamente nel qual caso si entra in una dinamica del genere, non si dà il consenso, si è come prigionieri. L'alternativa è che poi non sei capace, hai delle inadeguatezze genitoriali, non acconsenti a curare tuo figlio e di conseguenza potestà genitoriale sospesa e allontanamento. Adesso io vi voglio leggere un articolo che poi io scrissi e che è stato pubblicato dal Resto del Carlino nel 2009, e lo leggo cercando di prepararmi alla conferenza. Vediamo un attimo se le cose sono cambiate. No. L'articolo che io ho scritto nel 2009 è attualissimo. Che significa? Molto è stato fatto, tanto è stato fatto, ma ancora di più bisogna fare, perché il problema dei psicofarmaci ai bambini è diventato, come diceva il vicepresidente, è diventato un business, ma non solo delle case farmaceutiche. Con tutto il rispetto dei professionisti che fanno questo lavoro, è diventato un business per lo psicologo, per il neuropsichiatra infantile, per la casa famiglia, per i centri d'accoglienza. E bisogna fermarlo in un certo qual senso. Ma perché? Perché fermando questo mercato aiutiamo i bambini, aiutiamo i nostri figli, i nostri parenti. Vi chiedo 5 minuti di pazienza che vi leggo l'articolo. Intitolavo questo articolo "Troppi psicofarmaci ai bambini, dobbiamo fermarli". Faccio un inciso. Di solito mi è capitato spesso che ogni volta che scrivevo prendevo una querela per diffamazione a mezzo stampa. Per fortuna questo articolo è passato e mi sono salvato. E scrivevo: ma quale zucchero? Oggi la pillola va giù che è un piacere, come acqua fresca. Sempre di più, la somministrazione di psicofarmaci e antidepressivi ai bambini in Italia è aumentata a soli 5 anni del 280%. Un dato abnorme che configura un vero e proprio allarme sociale. Depressione e iperattività sono il motore dell'esplosione delle prescrizioni ai minori, che nei paesi a cultura anglosassone ha da tempo oramai il profilo dell'abuso conclamato. Negli Stati Uniti, dove i bambini in terapia sono oltre 11 milioni,
l'aumento è stato del 150%, sulla stessa falsariga i dati di Gran Bretagna e Australia. Il famigerato Ritalin, classificato in Italia tra le anfetamine, che per effetto paradosso curerebbero iperattività e deficit di attenzione, si spaccia davanti alle scuole. Sono pochissimi i farmaci e men che meno i psicofarmaci o affini sperimentati correttamente in pediatria, perché la sperimentazione costa e le somministrazioni ai bambini avviene semplicemente riducendo le dosi da adulto. Purtroppo solo una ridotta corrente di professionisti in materia infantile e di associazioni sostengono da anni che la tetesi, che la ADHD, come altre patologie, sia stata creata ad hoc dall'industria farmaceutica e che in ogni caso le cifre sulla diffusione della sindrome sono artemente gonfiate. Il nuovo grido di allarme è stato lanciato da alcune associazioni ed esperti. È un grande scandalo. Se si pensa che si stanno aprendo in Italia, eravamo nel 2009, 82 centri per la somministrazione di psicofarmaci ai bambini iperattivi, mentre le autorità di controllo sanitario avevano garantito l'istituzione di un solo centro d'eccellenza per regioni, in modo di prevenire proprio gli abusi. Clamoroso è il caso dell'Emilia-Romagna, dove tutta la rete di neuropsichiatria infantile è stata coinvolta e i centri che potrebbero sorgere sono addirittura 106, ne sono nati di più, per la cronaca. In questo scenario di medicalizzazione di massa attraverso farmaci scorciatoia che servono più ai genitori, agli insegnanti che ai bambini, si inserisce anche la sorprendente della decisione dell'Agenzia Europea del Farmaco, che ha autorizzato la somministrazione del Prozac ai bambini fin dagli anni 8, dopo poche sedute di psicoterapia senza risultati. Prima l'antidepressivo era vietato ai minori. I bimbi che assumono psicofarmaci in Italia sono 30.000. secondo lo studio dell'Istituto Mario Negri, ma potrebbero moltiplicarsi fino a 700.000. Se facessero fede le contestatissime cifre confluite dal Ministero della Salute alle Regioni, questo vorrebbe dire, se il dato fosse esatto, che ogni 100 bambini italiani 9 sono candidati ad assumere psicofarmaci. In Emilia-Romagna i bambini trattati con psicofarmaci sono attualmente 1.600, ancora di più in Veneto, 1.900. Ma secondo le tabelle sotto accusa oggi, che definisco della vergogna, fin dal 2001 la proiezione dei possibili baby pazienti trattati chimicamente è di 42.000-55.000 bambini. A tal proposito, scrivevo, come avvocato e soprattutto come cittadino, mi rivolgo all'opinione pubblica e a tutte le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie affinché venga organizzato urgentemente un tavolo di discussione sull'aumento esponenziale delle prescrizioni di psicofarmaci ai minori, ma anche di disporre l'obbligatorietà di una particolare etichetta simile a quella delle sigarette, il fumo ti uccide, sulle convenzioni dei medicinali ed evidenziando gli effetti collaterali. Chiedo inoltre alle istituzioni di promuovere linee di finanziamento e la ricerca indipendente sui disturbi del comportamento nei bambini e propongo infine di limitare il ruolo dei genitori e degli insegnanti nell'iter diagnostico e di eliminare i test psichiatrici preventivi nella popolazione infantile, che pongono i bambini a elevato rischio di etichettatura e di stigma sociale. Questo scrivevo nel 2009. Se ci facciamo una riflessione, il problema non è cambiato quasi niente. Concludo il mio intervento dicendo, ripetendomi, molto è stato fatto, ma ancora di più deve essere fatto. Grazie.